Man of the match, come si suole dire, Torromino con una doppietta in uno stato di forma davvero eccezionale. Un Torromino eccezionale e la squadra eccezionale. Un momento che stiamo soffrendo, però non molliamo. E sicuramente la squadra ha un rullino proprio di marcia eccezionale. Con questa vittoria, corona un girone d'andata, secondo me, strepitoso. Siamo una neopromossa. Non abbiamo fatto chissà che investimenti come altre società, però questo gruppo è molto valido, abbiamo puntato veramente su questo, sull'innesto di qualche giocatore giovane e siamo ancora lì. Ad oggi saremo anche appunto ancora secondi in classifica. Quindi dobbiamo fare un plauso a questa squadra. Naturalmente è finita la giornata d'andata, adesso rifiateremo, ci riorganizzeremo e ripartiremo. Sicuramente la parola d'ordine è nostra, che non molleremo mai. Oggi doveva sopperire anche l'assenza tra gli altri per squalifica di Paoli e Perna, ha scelto ancora di insistere con Giorico trequartista. Sì, ho fatto questa scelta, al di là delle assenze, perché non mi sono mai lamentato, perché è già successo e la squadra ha vinto, e ha vinto anche oggi, merito di chi è entrato, è proprio questa forza di questo gruppo, che comunque i primi a complimentarci, poi sono proprio i giocatori assenti che ci aspettano qui in spogliatoio, tanto per rendere il clima che si respira intorno allo spogliatoio. E per quanto riguarda la scelta tattica, immaginavo che loro potessero avere qualche difficoltà sui due o tre quartisti, con i quattro difensori centrali. E secondo me, quando abbiamo velocizzato l'azione, siamo stati veramente pericolosi. Dovevamo chiuderla al 2-0, per poi non incorrere appunto in qualche situazione banale che permettesse di riaprire la partita, come è successo. Toromino è stato super. E data parte le sue qualità sono diciamo di primo ordine. Oggi mi ha dimostrato ancora una volta, ma oltre alle sue qualità che le vedete, cioè, qui sta crescendo anche un grande uomo, quindi sta partecipando sia come titolare, come riserva, sia in allenamento, con grande partecipazione proprio da giocatore vero, e io sono molto contento di questo. Oggi era importante raccogliere i 3 punti sia per tornare appunto a vincere al Tennis, come abbiamo detto in apertura, ma anche per reagire sul campo al punto di penalizzazione arrivato in settimana. Sì, vogliamo riconquistare assolutamente tutto, cioè non molliamo niente, cerchiamo la vittoria in ogni situazione. Ci sono avversari forti, perché abbiamo visto questo girone d'andata, però siamo secondi, quindi direi che al di là di vedere certi numeri, io direi che questa squadra ha perso due partite sole ed è seconda in classifica. E ha fatto un buon bottino di reti, ne ha subite poche. E nella fase finale ha sofferto un piccolo calo, una flessione anche fisiologica, secondo me, però non ha perso. E questo ci ha permesso di essere secondo in classifica. Quindi adesso come unità organizzare di nuovo le idee, lavorare, festeggiare Natale. Colgo anche l'occasione di fare gli auguri a tutti i tifosi trevigiani. E basta, e poi continuare su quella strada che abbiamo intrapreso un anno e mezzo fa. L'ultima cosa, come diceva, i tifosi possono godersi un Natale tranquillo e il clima all'interno dello spogliatoio come sereno. No, molto sereno, siamo soddisfatti, volevamo fortemente questa vittoria, sapevamo che poteva venire attraverso sofferenza e quindi siamo stati disponibili a questo. Abbiamo cercato di mantenere anche i nervi saldi, abbiamo cercato di giocare, secondo me è un primo tempo molto buono. E poi abbiamo trovato appunto nel nostro uomo più in forma in questo momento, Torromino, che ci ha risolto poi i problemi, ma diciamo che tutta la squadra ha appoggiato questo tipo di giocate e ho visto una squadra veramente in campo. E noi siamo sereni all'interno del spogliatoio, molto uniti e siamo ancora più fiduciosi per il proseguo. Alla fine credo che loro hanno creato solo le due occasioni. La prima, una palla rasoterra che è entrata e filtrata in aria, cosa che non deve mai succedere. Il secondo, purtroppo, è stata una deviazione di Filippini sulla punizione, è un'autorete, per cui ha un po' messo in difficoltà il nostro portiere. Per il resto, poi, alla fine, il nostro portiere, a parte una o due parate, non è che ne ha fatte. Credo che il pareggio ci stava stretto, sicuramente. Quindi meritavate la vittoria? La vittoria non lo so, ma sicuramente il pareggio sì. Sicuramente. Più che convinto per quello che si è visto in campo, sicuramente. E sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Treviso, come l'avete visto? Treviso ho visto una buona squadra. Prima in classifica, sicuramente, meriti ce l'ha. Ma credo che il Montichiari abbia lottato su ogni palla, testa alta, fino al 90esimo.
e viste le occasioni create, soprattutto il primo tempo e il secondo tempo, si poteva perlomeno portare via un pareggio. La fine del giorno di andata, una scala di valori, le prime quattro meritano questa posizione? Beh, sicuramente le prime quattro meritano la posizione che hanno, anche se devo dire che è un campionato molto molto livellato e il girone di ritorno ci saranno tante altre sorprese. Tu sei deluso dal Motichiari? Per come chiude l'andata, posso essere deluso per un semplice motivo, che poteva avere sicuramente qualche punto in più, ma un po' per sfortuna, un po' per demeriti nostri, però credo che alla fine i punti rispecchiano quello che i valori che si sono espressi in campo. Se noi facciamo degli errori è giusto che veniamo puniti.